serve un account moddato, vuoi aggiungere l'Axo o compiti moddati, non esitare a contattarmi, abbiamo i prezzi più bassi in Italia. Iscriviti a tutti i miei gruppi Telegram, All Gen, Next Gen e multipiattaforma. E se siete da PS, abbiamo anche gruppi PlayStation con cui collaboriamo. E adesso al nuovo video. Benvenuti regà, qua è Savix che vi parla. Oggi finalmente ragazzi vi porto il com to com regà. Quindi requisiti, oppressor e lo chiamiamo subito. Il nostro com, un amico che ha il com e l'attico di lusso con il garage per inserire l'attività che vi lascio in descrizione. Quindi iniziamo col glitch ed entriamo dentro l'attico di lusso, dentro il casinò. A questo punto, una volta che siamo all'interno, ci dirigiamo verso il cerchio giallo, dove sta l'attività che vi ho lasciato in descrizione, ragazzi. Quindi, ragazzi, ci dirigiamo dall'ascensore, andare sullo switch casino e schiacciare freccia a destra e A assieme, ragazzi. Se vi fa questa animazione, vuol dire che non vi siete riusciti a buggare. Quindi ritornate dentro il garage. E a quel punto rifacciamo questo step. Freccia a destra e A assieme, ragazzi. Se siete da PS, freccia a destra e X assieme. Se vi dà questa animazione, vuol dire che avete schiacciato troppo presto la freccia a destra. Ora lo faccio nella maniera corretta e vi faccio vedere cosa succederà. A questo punto voleremo sotto mappa, ragazzi. E ci dirigiamo vicino al nostro com. Cerchiamo di arrivarci il più vicino possibile, perché sennò spawneremo dall'ippodromo e poi camminare fino al punto scambi è veramente uno sbattone. Quindi una volta arrivati in questo punto schiacciamo Y o triangolo in modo da cadere. Ora saliamo ragazzi sul nostro oppressor, che vi ricordo bisogna chiamarlo in precedenza, quindi fondamentale, richiedete il vostro oppressor. Fate freccia a destra sopra il veicolo che vi ha messo l'amico e a questo punto mandate al deposito l'oppressor, se no lo bruciate ragazzi, attenti. Adesso vi richiamate il veicolo da sacrificare, quindi il veicolo che volete perdere per ricevere il veicolo dal vostro amico. Una volta richiamato il veicolo, salite sul veicolo che volete prendere ragazzi. E una volta che siete sopra il veicolo, dite al vostro amico che è all'interno del suo com di invitarci dentro il com. Una volta che prendiamo quell'invito saremo in una schermata nera e diciamo al nostro amico di avviare un'attività braccio di ferro in sessione, ragazzi, in modo tale che non scompare il suo com, così non esce dalla sessione. Quando ci arriva l'invito gli diciamo noi di quittare l'attività e a quel punto noi accetteremo l'invito. Ci darà questa schermata buggata, ragazzi, e una volta all'interno del com ci facciamo invitare di nuovo nel com. A questo punto io ho fatto un piccolo errore e per sbaglio ho preso l'attività di Lester, ragazzi, ma vi faccio vedere che non succede niente. Spawneremo dentro il bunker e una volta dentro il bunker prendiamo l'invito. Quindi non vi preoccupate se sbagliate o passa troppo tempo e vi trovate qua dentro. Vi fate invitare nel com e sbadabam, regà, saremo all'interno del com del nostro amico. Adesso ragazzi non ci resta altro che uscire, richiedere il veicolo personale, ma prima dobbiamo mandare al deposito il veicolo che abbiamo usato per sacrificare. Quindi apriamo il menu interazione e mandiamo al deposito il veicolo. A questo punto possiamo richiederci il veicolo che sta all'interno del com e sbadabam, regà, avremo finalmente salvato il veicolo. Se invece volete continuare a duplicare, ragazzi, bisogna rifare sempre lo stesso step. Quindi vi richiedete l'oppressor, andate dentro il casinò, vi buggate con l'attività e finite lo scambio. E così via. Io spero che i miei video vi piacciono, raga. Lasciate un like, lasciate un commento, supportate Xavix. E sbadabam, raga, al nuovo video. Buona visione.